Robert Fedorov, una vittoria salutare perché è arrivata in rimonta dopo che eravate sotto 3-1 e vi portate tante cose positive a casa. Certo, buonasera a tutti, secondo me è un segnale fortissimo che abbiamo dato al campionato, partita vinta meritatamente, anche se siamo partiti un po' col piede sinistro, si sa, tutte le partite qui in casa sono difficili perché campo piccolo, vengono tutti motivati a fermare Rigor Saprilia, no? Però ecco, la differenza l'abbiamo fatta e siamo riusciti a portarsi 3 punti a casa. Molto bene, soprattutto il secondo tempo, siete entrati in campo con grande determinazione. Ma diciamo che il mister all'intervallo ha saputo darci le giuste motivazioni, i giusti consigli, poi la differenza hanno fatto i singoli, la squadra, il gruppo, e abbiamo fatto bene oggi, ecco. Andrea Abruzzese, oggi è arrivata una sconfitta ad Aprilia, ma questo diciamo non interrompe il vostro percorso che comunque rimane ottimo dopo 3 vittorie. Sì, è arrivata la prima sconfitta, adesso ecco, ci dobbiamo fare magari un esame di coscienza per vedere e capire un attimino gli errori. Sì, no, stiamo facendo un ottimo percorso e sì, gli obiettivi rimangono gli stessi, ovvio. Abbiamo giocato, ci tengo a dire, contro una delle prime 3, se non 2 squadre del campionato, quindi in casa loro, quindi diciamo che ci poteva stare, dai, ci può stare. Un primo tempo comunque molto buono, avevate subito il gol, però poi grande reazione, insomma c'è da ripartire da lì. Sì, il rammarico grosso è quello, perché eri andato 3-1, siamo ancora un po' giovani, un po' inesperti su determinate situazioni con persone che vengono dal calcio, piano piano limeremo anche quelle, non ci corre dietro nessuno. E sì, rammarico grosso, non perché non sono una persona che gli piace piangersi addosso, però 3 portieri tutti e 3 infortunati, magari il vice capitano assente per squalifica, una squalifica sempre un po' così, che è una persona molto importante per noi. Siamo venuti contro questa grandissima squadra un po' ridimensionati e purtroppo non siamo stati capaci a reggere fino alla fine.